Buonasera a tutti, per chi non mi conosce sono Raul Pietrini, sono membro del terziario avanzato dell'Unione Industriale di Pordenone. Il mio compito molto breve di questa sera è presentare tre ragazzi, giovani, dinamici, assolutamente tecnologici, titolari di due società, adesso ne vedete due ma ce n'è un terzo dietro, titolari di due diverse società, che appunto sono la Modlab e Equent, e si sono incontrati, hanno costituito questa terza realtà, che si chiama appunto Oltre la Realtà, che è una società che si occupa di realtà aumentata. Perdonatemi se sbaglio i nomi, perché... Allora, sono Giovanni Cetto, ok, Simone Belli, appunto di Modlab, e poi c'è Federico Guidi di Equent. Il loro scopo oggi è sostanzialmente raccontarci quelle che sono le loro esperienze. Loro hanno la sede a Barcellona, in Spagna, appunto, e stanno già lavorando con realtà di una certa dimensione, tipo Nespresso e UPS. Ci faranno una panoramica generale sulla realtà aumentata, ci faranno vedere quali sono le applicazioni della realtà aumentata e poi, la parte più bella, più emozionale, ci faranno vedere alcuni casi pratici e saranno quelli che veramente ci stupiranno, sia sviluppati da loro personalmente che da altre società americane, giapponesi, si diceva, no? Anche europee. Quindi a questo punto io passerei la parola a voi. Grazie. Allora, buonasera a tutti, sono Giovanni Cetto, Project Manager dello studio Model Lab di Barcellona. Il nostro studio si occupa, è nato come studio multimediale, ci occupiamo di differenti realtà. I principali lavori che facciamo con lo studio sono lavori in 3D, quindi computer grafica, animazioni, video, 3D e filmati. Nell'ultimo anno ci siamo uniti con il gruppo Equent, che è di Milano, non spagnolo, per creare questo terzo gruppo, che è il gruppo Oltre la Realtà. Oggi siamo qua per spiegare che cos'è la realtà aumentata. Non so se tra il pubblico ci sia già qualcuno che abbia un'idea o abbia già visto questo tipo di applicazione. Comunque, in parole povere, la realtà aumentata cos'è? Si tratta di un'applicazione che consente fondamentalmente di visualizzare una sovrapposizione di elementi virtuali in una realtà che stiamo vivendo in un preciso momento. Questi elementi virtuali che aumentano, appunto, come dice il nome, realtà aumentata, la realtà, possono essere differenti, possono essere animazioni, 3D, filmati, elementi audio ed elementi video. Ed vengono aggiunti a questa realtà grazie a dei dispositivi. Principalmente l'utilizzo principale, diciamo, è col dispositivo mobile, come i telefonini di ultima generazione. Ovviamente devono essere dotati di webcam integrata e di una connessione internet, se si necessitano dati che si trovano online. Con l'uso di PC ovviamente dotato di webcam e con altri due dispositivi che commercialmente si usano molto meno, che sono il dispositivo di visione ottica, quindi gli occhiali VR, e il dispositivo di manipolazione, quindi i guanti VR. Buonasera a tutti, io sono Federico Guidi, sono il socio fondatore e il managing director di Equent Media Group. Vi comincerò a illustrare adesso alcuni casi studio di applicazioni appunto di realtà aumentata. Noi abbiamo cominciato a approcciare la realtà aumentata a fine 2009 e abbiamo fatto degli investimenti tecnologici e di know-how per acquisire competenze in grado di sviluppare, in caso che fossimo in grado di sviluppare appunto delle soluzioni di realtà aumentata, ma abbiamo cercato di capire cosa i nostri clienti ci avrebbero potuto chiedere, e abbiamo comunque fatto vedere delle soluzioni anche ai nostri clienti e abbiamo chiesto comunque anche a loro cosa avrebbero voluto vedere che la realtà aumentata facesse per loro.
Le applicazioni sono veramente tante. Noi sappiamo quello che si può fare oggi con la realtà aumentata e possiamo solamente immaginare quello che si potrà fare domani. È una tecnologia in evoluzione che sicuramente se ne sentirà parlare molto in futuro e offrirà, oltre come ha detto Giovanni prima, al pubblico e comunque agli utenti, sicuramente oltre che un semplice, diciamo, fine pubblicitario o promozionale, potrà sicuramente anche avere delle utilità come vedremo in seguito, e per cui sarà uno strumento anche di servizio nei confronti dell'utente o dei potenziali clienti. Uno dei primi settori che hanno approcciato appunto la realtà aumentata è stato il settore editoriale. Il settore editoriale aveva dei forti problemi, li ha tuttora, e cioè che tutta la parte cartacea, tutta la parte offline sta per loro morendo. Paper is dead, si suole dire anche negli Stati Uniti, dove paventano addirittura che i giornali cartacei scompariranno un giorno. Per cui aziende editoriali si sono mosse appunto per cercare delle soluzioni, delle strategie affinché rinascesse la curiosità verso il mezzo cartaceo. La Mondadori in Italia è stato uno dei primi a approcciare e addirittura ha fatto qualche esperimento, che io lo chiamo così, con la realtà aumentata appunto su Panorama o Panorama Economy, che però si sono fermati a livello di esperimento. In questo video, come possiamo vedere alle mie spalle, Esquire in Inghilterra ha appunto utilizzato la realtà aumentata per fornire con un duplice fine, in verità. Il primo è comunque portare la gente dall'offline verso online, per cui portare la gente che leggeva il formato cartaceo ad andare sul sito e per cui aumentare gli utenti sul sito web. Da un'altra parte, fornire al cliente ulteriori contenuti digitali oltre a quelli che poteva già usufruire sul formato cartaceo, per cui è un arricchimento di contenuti fondamentalmente volto a portare un maggior afflusso di persone sul sito web.